Volevo chiedere a lei, no? Se è veramente il dottor Roberto Burioni, perché mi sembra un'altra voce, ma vabbè, comunque. Se pensi che non sono io, metto giù che... No, 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 no. Le spiego subito. Io vengo a sapere, perché sai, io Twitter non ce l'ho, ma vengo a sapere da un mio conoscente che ha Twitter che lei e Katia Bellotta vorreste fare cioè, chiedere che siano perseguiti legalmente. Chi ha diffuso l'idrossiclorochina, cioè Meluzzi, e chi ha Assolutamente, assolutamente, assolutamente no. almeno questo è quello che si legge nel Twitter di Ma di Cartabellotta. mezzo non me ne frega niente, beh, io non chiedo che venga perseguito. C'è No, 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 beh, sa, perché sul Twitter c'è scritto a nome. scritto su Twitter non me ne frega niente. No, sa perché. Non mi importa, io devo esistere, non me ne frega niente di quello che c'è No, scritto su Twitter. oh, Perché su Twitter c'è scritto. io non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio che non sia vero, per carità, però sul Twitter di Cartabellotta a nome del professor Burioni. E allora io mi faccio una Quello domanda. che c'è scritto su Twitter non me ne frega niente. A me, a Non venga me. perseguito nessuno. Ah beh, boh, boh, no, ma c'è perché glielo dico. Perché io sono stato quello che ha fatto il video il 5 aprile sull'idrossiclorochina. E allora vorrei Io sapere. cosa? Io ho fatto il video su YouTube che ha reso pubblica l'idrossiclorochina, Funziona. che E no, 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 funziona, 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 funziona. funziona male. Probabilmente, Funziona male. no, probabilmente dà fastidio a chi fa soldi con i vaccini, a chi fa soldi con i vaccini, quello sì dà fastidio. Eh sì, ma per favore, dai, per favore. Questa è una perla che vi regalo. Dopo che ho visto Giordano andare contro Burioni, ho detto adesso non resisto più, adesso gliela mando così si divertono un po' a vedere come l'ho sistemato. Quando non sapevo andare a parare, ha messo giù un sacrilegio tenerla nascosta. Era troppo bella, era un sacrilegio.